Buonasera a tutti, il mio nome è Nick e io sono il responsabile per la tenuta qui a Villa La Pietra e il mio ruolo stasera è di spingere avanti il programma e così io dico due cose di organizzazione e dopo presento quelli che parlano con lo scopo di essere fuori appena prima dell'8 per mangiare con un po' di luce. Okay. So my job this evening, for those of you who are here, is that I'm going to push the program ahead. My name's Nick and I'm the person in charge of the grounds here. And I'm just going to deal with a couple of technical issues and then present one by one the people who are going to do the main work. And the idea is to be out of here, preferably before 8 o'clock, so that we can eat with some daylight. Okay, the first thing is that inside we're wearing masks unless somebody's speaking, and outside there's no need to wear masks, okay? And so with that, I'd like to introduce the first person who's going to welcome you, who is my colleague Lorenzo Ricci. Ora vorrei presentare il mio collega Lorenzo Ricci, che è il Associate Director NYU Florence. So I'm presenting Lorenzo Ricci, the Associate Director here at NYU Florence. Thank you very much, Nick. Thank you. And welcome, everybody. It's so good to host you all here after 2 long years of pandemic. So this is the first event after public event, after 2 years of pandemic, the first event in presence. So I'm really and truly happy. So I will switch to Italian now because we have both an Italian and an American audience. So I will switch now to Italian. We'll make some greetings in Italian, and then the other talks will be in English. Quindi benvenuti, e grazie per essere qui. Ci fa davvero piacere, davvero onore accogliervi nella nostra casa, nella nostra università, dopo 2 anni di pandemia in cui siamo stati forzati. È una cosa a cui non siamo abituati, insomma, a tenere chiuso questi splendidi luoghi che ci piace condividere con tutta la cittadinanza, non solo con i nostri studenti, ma con quella che noi chiamiamo la broader Florentine community. E quindi dopo 2 anni finalmente torniamo ad ospitare eventi dal vivo, if Mr. Covid permits. So, speriamo di poter continuare così come abbiamo riniziato adesso. Siamo qui per presentare il nostro pomario, il nostro progetto del Community Farm, rinnovato, completamente rinnovato, grazie al lavoro di Nick e dei nostri colleghi. E direi intanto di vedere quella che è la scaletta per stasera. Allora, nel mentre vi raccontiamo un po' che cosa abbiamo fatto qua nel nostro pomario. Il pomario è un luogo che esiste dal 1500, quindi niente di nuovo, ma è stato completamente rinnovato e ripensato in termini di agricoltura sostenibile. Quindi ci piace aver creato un posto dove i nostri studenti possono lavorare, grazie Mario, lavorare insieme al nostro staff di giardinieri per coltivare delle verdure che vengono poi passate al nostro fornitore di mensa, in maniera che i nostri studenti possano davvero sperimentare una filiera corta, cortissima, si dice a chilometro zero. Qui noi siamo a 400 metri, a 400 metri dalla nostra mensa. Quindi le nostre verdure crescono, rimangono qui all'interno, crescono con metodi totalmente biologici, totalmente organici, e poi vengono consumate dai nostri studenti all'interno della nostra mensa, dal nostro fornitore di mensa. E questo ovviamente è un progetto didattico, quindi non lo facciamo certo per business, è un progetto assolutamente che ha scopi educativi e che ci auguriamo di non tenere solo per noi. E da qui passo ai ringraziamenti dei nostri ospiti oggi, perché è un progetto che ci piacerebbe condividere con tutta la cittadinanza, ed in particolar modo abbiamo iniziato a condividere con l'Istituto Buontalenti, anche per ragioni di prossimità, è qui accanto a noi. E colleghi dell'Istituto Buontalenti stanno facendo veramente un egregio lavoro con i loro studenti, e ci piace vedere gli studenti locali, gli studenti del Buontalenti che si mischiano, che fanno attività insieme ai nostri studenti, al nostro corpo studenti, che è un corpo internazionale ovviamente, e quindi vedere che condividono esperienze e
e attività, e ovviamente è un piacere. E ci auguriamo di poter allargare questa collaborazione. Come sapete, noi siamo anche un centro abbastanza noto come centro di convegni accademici, quindi la sede si presta particolarmente bene, quindi l'auspicio è quello di poter organizzare, anche con l'aiuto del Comune, perché no, di poter essere un luogo in cui si tratta di temi di ricerca sull'agricoltura biologica in chiave accademica. Quindi, che cos'è il Community Farm? È un outdoor learning space, come lo chiamiamo noi. Quindi è uno spazio educativo all'aperto, interamente biologico, interamente organico, e in cui sia la nostra faculty, che il nostro staff, che i nostri studenti collaborano per crescere queste meravigliose verdure, per dimostrare come si può organizzare, anche in un ambiente urbano, come si può realizzare un orto didattico con finalità educative di altissimo livello. Quindi, perché lo facciamo? Ovviamente perché ci piace far riflettere i nostri studenti da dove viene il cibo e come è possibile creare un'attività di coltivazione diretta, generando il minore impatto possibile sul nostro pianeta, che purtroppo insomma, non sempre viene rispettato nella maniera corretta. Quindi questo è il primo punto, la sostenibilità. Poi ovviamente è insegnare ai nostri studenti come funziona un piccolissimo esempio di economia circolare, quindi come si può coltivare del cibo in un ambiente protetto e poi venderlo direttamente e consumarlo direttamente sul posto, rendendo sostenibile il tutto. E poi ovviamente esplorare alcuni temi collegati, come l'imprenditoria, come il marketing, e ci sarà una relazione poi del professor Don Vito che spiegherà come gli studenti possono essere coinvolti didatticamente su temi come questi, anche non strettamente collegati all'agricoltura. E poi di vedere studenti che collaborano insieme, studenti da tutte le parti del mondo che collaborano insieme su un tema che ci unisce davvero tutti. Quindi passo veramente i miei ringraziamenti alla preside Francesca Cellai dell'Istituto Buontalenti e all'assessore Cecilia Del Re, che ci fanno veramente il piacere e l'onore di essere qui con noi oggi. Okay. Passo la parola all'assessore del Comune di Firenze, Cecilia Del Re, che ringrazio per essere qui con noi stasera. Grazie Cecilia. Grazie Lorenzo, buonasera a tutti, ben trovati. Ringrazio NYU per questo invito, mi fa davvero piacere oggi essere qua e mi fa piacere essere qua per il primo evento in presenza dopo questo periodo terribile di pandemia che abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo, e ecco, è bello, come diceva Lorenzo, ritrovarsi in un posto così meraviglioso e vedere anche tanti amici, tante persone che oggi sono qua e che sono legate o al territorio, o all'università o al mondo dell'agricoltura. Ecco, mi fa piacere vedere come diverse comunità oggi siano qua tutte insieme alla New York University, insieme ovviamente anche all'Istituto Buontalenti, che mi fa piacere poter ritrovare in questa collaborazione su un tema davvero fondamentale, quello dell'agricoltura biologica, che anche come amministrazione comunale fiorentina stiamo portando avanti. Abbiamo infatti proprio la settimana scorsa fatto un'iniziativa in città metropolitana proprio per avviare un percorso, quello della creazione di un distretto biologico ai sensi dell'ultima legge regionale toscana, per realizzare, ecco, su Firenze e non solo, un distretto che, ecco, come la normativa sottolinea, vuole essere, ecco, più che uno strumento, un metodo che porti anche a un cambiamento culturale sul nostro territorio per quanto riguarda proprio l'approccio all'agricoltura e al tema del cibo e della food policy. Nei giorni scorsi, per di più, Firenze, l'avrete letto, è stata inserita dalla Commissione europea, dalla Presidente van der Leyen, tra le 100 città che dovranno entro il 2030 raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica. È stata selezionata per i progetti che stiamo portando avanti, dalla mobilità sostenibile al piano di forestazione urbana. E questo, ecco, ci dà davvero un ulteriore stimolo per fare ancora di più e meglio su temi che sono cruciali oggi, come quello della lotta ai cambiamenti climatici, l'abbattimento delle emissioni, e quindi ecco che lavorare anche sul tema dell'agricoltura e dell'agricoltura biologica diventa fondamentale dal momento in cui, questo lo sapete, è un settore su cui davvero occorre lavorare in termini di sostenibilità.
Pertanto mi farà piacere e raccolgo l'invito del direttore Vici a tornare qui, anche perché ci sono sempre volentieri. Voglio tra l'altro ricordare come sono un exchange student anch'io, perché oltre ad aver trascorso 6 mesi alla Georgetown, ho trascorso anche 2 mesi durante il dottorato proprio all'NYU, e quindi ho un legame anche particolare, ecco, che mi lega a questa università. Quindi mi farà piacere tornare e portarci una tappa del percorso, appunto, che abbiamo intrapreso per creare il distretto biologico qua sul nostro territorio, perché è fondamentale, ecco, partire proprio dalle varie realtà qui presenti, e compresa NYU, che lancia oggi questo bellissimo progetto e che quindi spero ci possa nuovamente ospitare. E vi faccio davvero i complimenti, perché è un progetto molto lungimirante. Ci fa piacere e ci onora avere sul territorio delle università anche straniere, che però, ecco, sono così attente non solo appunto al tema della sostenibilità, ma anche all'aprirsi alla città, a fare rete. Questo è davvero un valore aggiunto, perché per noi, ecco, gli studenti internazionali e le università internazionali sono un tesoro che sul nostro territorio abbiamo e su cui vogliamo sempre di più lavorare per fare di Firenze quella città della formazione, della conoscenza che abbiamo, appunto, come dire, di cui abbiamo tutte le potenzialità per essere. Per questo siamo a disposizione e ci rivedremo presto qua, ecco, in questo pomario, in questa bellissima community farm. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Assessore. Ora vorrei presentare uno dei nostri direttori, si chiama Perry Klass, e ci è con noi grazie alla tecnologia direttamente da New York. Così, I'm going to present Perry Klass, our co-director, who's going to speak to us directly from New York. Benvenuti, welcome everyone. Sono Perry Klass e voglio dire che peccato non essere con voi nella limonaia e per anche fare una passeggiata nel pomario. Ma volevo dire che dal primo momento in cui siamo arrivati a Villa La Pietra abbiamo parlato con Nick della sua visione di tutto ciò che si poteva fare con tutto questo magnifico giardino. E come ha detto Lorenzo Ricci, penso ci è voluto così tanto lavoro e cura da parte di tante persone, i giardinieri bravissimi, lo staff, la facoltà e anche e forse soprattutto gli studenti che vengono da noi ogni anno e si innamorano del lavoro giardino. E negli ultimi anni della pandemia abbiamo tutti trovato gioia negli studenti, nel pomario, lavorando anche con i nostri studenti, anche loro del Buon Talenti, per partecipare alla raccolta delle olive. E anche voglio ringraziare in particolare Lorenzo Ricci, che è stato importantissimo in questo progetto e ha aiutato così tanto per renderlo realtà per tutta la nostra comunità, per tutti voi, per tutti noi. È così bello ora vedere il progetto che vedrete nei interventi oggi. Onora la storia della villa e dei giardini e ci porta anche insieme nel futuro. So I'm just so happy to see this realized, so grateful to you, Lorenzo, to Nick, to the gardeners, to the staff, to the faculty, and above all to the students who have inspired us all with their love of working in gardens and their excitement at being in a place where this is possible and this is available. And just to say again that during these very difficult pandemic years, being able to see the students, have the opportunity to work outside, to participate with them and the students from Buon Talenti in the olive harvest has brought us all so much joy.
And it is so exciting to see with this project that we are both honoring the history of the villa and the gardens and also bringing it forward into the future, a future that we all hope will be greener and more beautiful for everyone in the community. Thank you and welcome. Grazie Perry, thank you Perry. Ora vorrei presentare Maria Francesca Celaia, dirigente scolastica dell'Istituto Pontalente. Buonasera a tutti, e mi fa veramente onore essere qui stasera e conoscere tante persone e soprattutto sono contenta di essere in partenariato con la New York University per questo importante progetto. Forse non ci siamo mai chiesti dove nasce la scuola, io sono dirigente scolastico. La scuola nasce sotto un albero. Perché nasce sotto un albero? Perché nasce tra persone che parlavano di argomenti vari, c'era uno in particolare che raccontava ma non sapeva di essere un maestro e gli altri lo ascoltavano ma non sapevano di essere studenti. E così nasce la scuola, perché poi queste persone in un dialogo quasi mai etico tornavano tutti i giorni sotto l'albero. Ecco come nasce la scuola. La scuola non nasce con le tecnologie, la scuola non nasce con il computer, la scuola non nasce con i tablet, la scuola nasce nella natura ed è qui che si ritrova la natura oggi insieme. Finalmente un progetto che rispetta, come i più antichi pedagogisti, il fare e il pensare prima di tutto con le mani. Our student think with your hand. I nostri studenti pensano con le mani, perché il nostro sapere, il cervello, è profondamente induttivo, cioè si parte dal sapere pratico e poi si ragiona. Prima però c'è il fare attraverso le mani. Questo è l'apprendimento dell'uomo da sempre. L'uomo non nasce con il computer in mano, non nasce con la tecnologia, non nasce con l'intelligenza artificiale, calcoli matematici, algoritmici, tutto quello che è tecnologia. Nasce dopo, ma prima nasce la vita, e con la vita deve esserci la natura, perché niente di più naturale è la vita. Quindi, bene che ci sia questo progetto, finalmente ritorna alla natura, come ci hanno insegnato i nostri vecchi pedagogisti, i nostri primi filosofi. La Montessori portava i bambini dove? Nell'orto. E le carceri dovrebbero rieducare attraverso l'orto. I nostri alunni di scuole dell'infanzia dovrebbero educare, dovrebbero imparare attraverso il sapere, coltivare il rapporto con la terra, il rapporto con il sole, il colore che ci offre un fiore o un frutto. Qui siamo in una limonaia, guardate questo giallo racconta tante cose, perché io posso partire da un frutto per poi raccontare tutta un'infinità di concetti astratti che vanno al di là dell'esperienza sensibile, ma che partano dall'esperienza tangibile. Questa è la scuola di oggi che va recuperata. E allora anche progetti con il comune che parlano, no? Quando i politici parlano di sostenibilità, di abbattimento di barriere, di rispetto del clima, il green, il chilometro zero, sono tutti concetti bellissimi, ma se non partano prendendo la scuola per la mano rimangono concetti e basta. Quindi è giusto che la politica vada con le istituzioni scolastiche, è giusto che la scuola si abbracci con l'università, quelle naturalmente più illuminate come loro, non altri generi di baroni che noi non ci piacciono, ma camminare insieme per costruire un nuovo futuro per i nostri giovani, perché di questo abbiamo bisogno. Cosa ha ottenuto il Pontalente dal rapporto prezioso con la New York University? Anche la costruzione nei nostri giovani di una coscienza
non solo multiculturale, ma proprio internazionale, vorrei dire, no? Perché attraverso il fare insieme, il lavorare insieme, si diventa anche amici, quindi si stringono relazioni importanti, si impara una lingua diversa da quella che si impara invece solamente nel nostro banco della scuola. Quindi l'educazione outdoor, appunto, come avete detto poc'anzi voi, è questo, stare insieme, perché si va oltre l'aula, anche perché l'ultima riflessione, poi vi saluto, guardate, non c'è peggior carcere che i nostri banchi scolastici, perché noi abbiamo dei banchi dove c'è la costrizione di uno studente a stare 6, 7, 8 ore su una seggiola. E questa è la scuola italiana ancora. Se la scuola italiana non ha una rivoluzione e non inizia appunto a lavorare la terra, andare nell'orto, andare outdoor, c'è cioè un'educazione outdoor, guardate che noi avremo sempre più alunni con bisogni educativi speciali, con dinamiche di distrazione mentale, di disturbi dell'attenzione. Questa è la scuola, crea dei mostri in questo senso. Quindi la scuola, se vuole diventare scuola per la vita, deve uscire fuori. Quindi solo e solamente accompagnare quello che è l'apprendimento scolastico con progetti come questo. Ecco perché noi siamo qui stasera e diciamo grazie a questa università che veramente la pensa come noi. Grazie. A questo punto abbiamo due relatori che ognuno fa una breve presentazione e abbiamo scelto apposta due interventi, forse insoliti. Il motivo è perché è piuttosto facile capire che un progetto come il nostro è possibile imparare a far crescere gli ortaggi e spero di cucinarli. Però secondo me c'è molto molto di più in questo laboratorio verde. Allora, una presentazione sarà in inglese e una in italiano. Prima vorrei chiedere a mio collega Eric Himmelfarb, who is going to speak in English, and if you'd like to know more about his CV, his biography, you can click on the invitation that you've received and it'll give you all the details. But the important thing is that he's a PhD candidate, NYU Steinhardt, and he's here in Florence. And his talk is going to be Crafting a Communal Poetics of Food Production. Presento un nostro studente, Eric, che stasera parlerà della poesia comunale della produzione del cibo. Grazie, Eric. Buonasera a tutti. My name is Eric Himmelfarb. I'm a doctoral candidate. Can everyone hear me? Yeah. Thank you. I'm a doctoral candidate in food studies at NYU in New York. And I'm here in Florence as a visiting doctoral fellow for 2 months, currently working on a dissertation about food justice and poetics. It's an honor to be here tonight. I want to thank the whole NYU Florence community for welcoming me tonight and these 2 months. So I became interested in food a number of years ago while working on a community farm in Berkeley, California. So I know from firsthand experience how impactful a space like this can be. In this talk tonight, I'll first set up the context of my doctoral research and then which focuses on the U.S. food system. And then I'll kind of put this farm here behind us into a bit of a poetic context.
Now, poetry and food might seem like an odd combination, and I'll admit that it is. But the first thing I want to say about poetry is that it has often needed defenders and defending, all the way back since the time of Plato and probably before that. In fact, an entire subgenre of prose work exists solely to argue for the social value of poetry, as Percy Shelley did in his Defense of Poetry in this quote here. But I want to amend the quote just a little bit, because for just as long, poetry and food, especially food production in farms, in gardens, they've intertwined. The word poetics links back etymologically to the Greek poesis, which means building or making, positioning poetry as a creative process as opposed to just a static product. And we can think of a farm, it's always in flux, it's always cycling through processes of growth, decomposition, regeneration. In that sense, poetry and farms are both defined by movement. Planting, harvesting, eating rituals have all long been cataloged and conveyed through poetry. You can go all the way back to the Greek poet Hesiod in the 7th century BC. His Works and Days is an archetypal example of a sort of agricultural handbook in verse form. His poetry operates there both as a set of practical instructions for daily survival, as well as kind of offering explorations of mythological and metaphorical meaning. So my doctoral work builds on this ancient linkage of poetry as both a functional tool and a pathway for symbolic meaning, and then kind of moves it towards the social and political impact that poetics may have on food justice movements and issues today. First, I just want to define some terms as I'm talking about this. So when we're talking about the food system, we're talking about a set of interlocking dynamics stretching from production, from the seed, from the soil, all the way to consumption, to the plate, basically, when we're eating. So food justice, as a concept, it's a critique of the food system, but it's also a kind of strategic stance, a kind of creative stance that re-envisions how we might structure the food system. Now, we can observe a core dialectic in food justice theory and practice. So on the one hand, we have inequities, environmental degradation, food insecurity and hunger. On the other hand, we have a set of modes of protest, resistance, strategies for survival in spite of those inequities. The formation of community gardens is a key strategy among food justice movements in the US. Particularly in settings where access to food may be limited based on geographical factors, economic factors, and of course they're also used for educational purposes as well. So in my work, I'm asking how can poetics intervene in this dialectic? How do practices of reading poems a certain way, writing poems a certain way, performing poems at a certain time or a certain place, generate meaning around food justice and generate movement towards progress in a food justice movement? In other words, how can we understand and grapple with food issues more fully through the reading and writing of poems? For instance, I could ask how a poetry reading or a poetry writing workshop conducted at this community farm might add layers of meaning that might not necessarily be present in a classroom. What would it mean to conduct a poetry workshop during the planting season, or during the off season, or during the harvest season, right here on the farm, instead of in the classroom? And that's maybe perhaps a program idea for now that the farm's open. And I would suggest that poetic practices, reading, writing, performing, are well suited to the cultivation of food system solidarity. I'll define this as a kind of a sense of common interest around food, a unity of purpose across differences, a feeling of connection in spite of various disconnections. And this is not an easy task, particularly in the US, where the food system is defined in large part on disconnection, on precarious labor conditions, often out of the spotlight, on the idea that food is a commodity unattached to any land or labor. This is what food system solidarity looks like in visual terms. This is a newsletter produced by the Black Panthers in Oakland in 1972, indicating their support for a lettuce boycott led at that time by the United Farm Workers,
union organizing Mexican American and Filipino American farm workers in rural areas of California. The United Farm Workers logo is printed in the middle there, in the center, in that head of lettuce. This illustrates solidarity across racial and ethnic lines, across urban and rural divides, across segments of the food system, as the United Farm Workers were organizing at sites of production, and the Black Panthers were mostly concerned with food access at points of consumption. So this newsletter cover essentially is making food system connections visible and intelligible. It promotes a feeling of identification and support and solidarity through food across difference. Now, this is something I'm exploring. I'm basically asking, how might poems perform that same function? And I would suggest that we can ask how this community farm can perform a similar function, kind of connective function here. But we have to get back to basics just a little bit and ask, what is poetry if we're talking poetics? And this is a deceptively difficult question to answer. We can talk about it as rhythmic language in verse form, or we can look to Audre Lorde, the late 20th century American poet and activist who said, poetry is a vital necessity. It's what connects dreams with tangible change. It's the linkage between the kind of creative vision and the tangible action. On the other hand, British poet W.H. Auden famously said, poetry makes nothing happen, which is a funny thing for a poet to say. This is a little bit like saying that a seed makes nothing happen, which maybe is true if you hold it in your hand, but what happens if you put it in the soil and add water and sunlight and time? Then it makes something happen. And this is true of poetry as well. What if you speak some particularly insightful truth? What if you read it at the right time? What if you write it in the right place? It makes nothing happen until it makes something happen. So it's true of seeds and poems. The academic field of eco-poetics offers another answer through an approach to literary analysis that connects ecological issues and imperatives to poetry. NYU professor Sonia Posmentier in the English department articulates this approach through what she calls lyric ecologies. She basically observes an interaction between poetry and ecological issues such that poetry may yield models for new social and ecological relations. Now, in other words, a poem about compost, a poem about the no-dig planting system utilized here at this farm, could motivate us to rethink other cycles in our lives and other ways to live more harmoniously. A poem might even model the regenerative power of compost in its form and its structure. So that's maybe another programming idea, to kind of write poetry about the no-dig system. And so I would suggest that we could apply this theoretical approach of lyric ecologies and eco-poetics more broadly here at the community farm as we consider how the processes and patterns of food production generate certain structures of collective meaning. So it's important to consider then, who is the collective? Who is the community in this farm? Who is the we of the community? A farm is a space that allows for many variations of an answer, and that's part of its power. Professor Desmarais, who teaches food studies here at the Villa, tells me that although private household gardening is somewhat common in the Florence area, community gardening is less so, which in fact heightens the impact of this project and opens up new possibilities for what can constitute the collective, whether that is people working the land directly, other living things interacting with this land, people eating in the cafeteria, food that was grown here, other NYU students, other non-NYU students or visitors. The point is that the first person plural, the we, at a community farm is expansive, can be expansive. Another way to frame this is to consider what else a farm produces. Food production is often about more than producing food, just as poems are about more than just words on a page. Farms and poems both position the quotidian alongside the mystical. We have to eat to live, yet in growing food, we connect to a complex set of creative processes. We use our words in our everyday interactions, yet poetry reshapes them into something elevated. Food is not just food, it is actually community, it is pleasure, it is tradition. So I want to suggest that we can understand the poetic potential of this farm through a framework of poetic solidarities. In other words, these are the other products of the farm.
the often obscured connections that a community farm makes visible, the dynamics of movement and change that the farm may bring to the surface. A community farm can produce metaphorical models, life lessons we can glean from processes of growth, decomposition, regeneration. A community farm can create space for a new sort of commons, for an autonomy enacted in the production of food outside of a market economy, outside of food as a commodity. And then finally, a community farm can bring new modes of relation into view, all sorts of connections, whether they are material or symbolic. So for instance, this farm will establish a new linkage between the farm and the cafeteria on a very basic material level. At the same time, it'll connect the community to cyclical processes of growth, decomposition, different conceptions of space and time involving growing food. These connections can lay the groundwork for a stronger identification with the vast array of relationships and processes across the food system, and generate an understanding of food as a network of relationships rather than just an object. And there could be political ramifications to this. This food justice ideas and actions do emerge out of this sort of consciousness, this sort of understanding of the way the pieces of the food system fit together. And there is a lot of power and potential in that. So we can see the metaphorical resonance of seeds in particular, that's the first of the poetic solidarities, in Elisa Biagini's Against the Wind. And Elisa's a local poet and a NYU professor. At the outset, we can see that the poem emerges from a seed planted by Emily Dickinson, a 19th century American poet. Lisa's poem then goes on to draw a parallel between seeds and words as generative and regenerative building blocks of meaning. Her poem asks us to consider the impact they have and how that impact unfolds, which is to say they don't unfold immediately. You don't plant a seed and then harvest a carrot the next day. So essentially, we need patience, we need time for both seeds and poems to bear fruit. American poet Ross Gay often writes about his experience as a community gardener, and in a couple excerpts here from Catalog of Unabashed Gratitude, he describes the process of building a garden with his community, of wheeling compost around to set the stage for the planting of trees. That's on the left side where he says, hauling our wheelbarrows, sweating through our shirts. 2 years later, there are trees planted in the earth. Later, on the right side there, he looks back across the centuries to his ancestors. He says, thank you, the ancestor who loved you before she knew you, by smuggling seeds into her braid for the long journey. What he's doing here is he's looking back across the centuries to his ancestors, thanking Africans who braided seeds into their hair during the Middle Passage on their way to enslavement in the Americas. So essentially, the community garden is providing him with a space to look back on that brilliant foresight and kind of understand the magnitude of that bravery and generosity hundreds of years earlier. So he's kind of framing the love of a community garden in a way that transcends just this moment and stretches back across the years and then forward into the future as well. And I want to call your attention to this one line on the left side, we dreamt an orchard this way, because it's the central line of the poem and perhaps the central line of what I'm trying to say here. Ross Gay is positioning food production as inherently creative, dynamic, communal. This is how a community garden or farm brings a collective into being, a we into being. This is a statement about poetics. It's the poem as a form of instructions for survival. This is the way we did it, he says. As well as a container for mystical symbolic meaning, this is what it all meant. He connects the dreaming, the creative vision of the garden, to the work of moving compost, the kind of physical labor, in wheelbarrows, to the moment that the trees are planted and then the moment they provide food for all to eat. So this dreaming and creative vision connects to the fruit, but only across months and years and lots of communal effort. So it's all in this line right here. We dreamt an orchard this way. The collectivity, the creativity, the practical function of food, the practical function of poetry, alongside the mystical meaning of both. Basically, food as much more than an industrial commodity, and that's what this farm will be able to kind of generate.
So we see it in Roskay's poem, and I would suggest there are potential openings for us to see it here on this farm as well, and I'm looking forward to coming back, hopefully in future years, to see how that all works out. So thank you again. Thank you, Eric. Grazie, Eric. Ora vorrei presentare un mio collega qui da NYU Florence, Rafael D'Onvito. Anche lì sua biografia si trova sull'invito, si può seguire il link lì. Lui è un professore nostro dell'Università qui a Firenze e ci parlerà di un progetto che era fatto l'autunno scorso con studenti nostri per disegnare l'etichetta nuova per le bottiglie di olio di Villa La Pietra, olio di olivo. Grazie tanto. Buonasera e bentrovate, bentrovati. Ho riflettuto, sentendo il collega relatore che mi ha preceduto, sulla assonanza che c'è tra poem e pomario. Quindi questo è un legame, ma c'è anche un'assonanza tra pomario e pomarketing. Quindi questo è l'elemento che mi induce a entrare nel progetto che ha intersecato il corso che ho il piacere di tenere presso questa università stupenda. E il progetto penso che abbia funzionato, lo deciderete poi voi, gli studenti lo hanno certamente vissuto con passione e lo hanno vissuto nella logica integrata che ho provato a sintetizzare in questa slide, forse erano meglio olive. Ma la grafica non consentiva, ho utilizzato il verde stupendo smeraldo del nostro olio. E questo progetto appunto è integrato perché è in primo luogo un lavoro di gruppo. Un lavoro di gruppo, lo vediamo qui al centro, che ha messo in competizione buone le squadre di studenti. Un lavoro di gruppo che prevedeva la realizzazione di output valutati, quindi non messi lì, non accantonati, senza che nessuno li osservasse con occhio critico, ma parte della valutazione del loro percorso di studi. Abbastanza importante, un 20% sul totale. E questa componente funziona nella misura in cui appunto teoria e applicazione vanno insieme. E allora la buona pratica necessita di questa radice, una radice teorica che forse potreste dire, ma si va con un vascello in un laghetto, il laghetto potrebbe essere metaforicamente la nostra etichetta, il vascello, questo attrezzaggio teorico che gli studenti hanno preso in carico, ma lo hanno fatto volentieri e hanno credo hanno aumentato il loro bagaglio conoscitivo perché hanno applicato la teoria psicologica della personalità di Marca, hanno identificato gli elementi salienti della scorciatoia cognitiva che una marca genera nella mente dei destinatari, dei diversi pubblici e hanno osservato quali fossero le dimensioni di generazione di un serbatoio degli investimenti che l'impresa fa, un serbatoio, una marca, non solo di olio ovviamente, un serbatoio di investimento in comunicazione, di interpretazione della domanda, di comprensione della competizione e di posizionamento. Questo lo hanno fatto con un altro passaggio, che è sempre una crescita comune, una crescita del docente, diciamo del soggetto che prova a trasferire quel pezzettino di sapere e vedere riverberato questo sapere con gli occhi delle generazioni nuove, soprattutto di soggetti che vedono l'Italia.
con alcuni stereotipi e con altri, diciamo, elementi di percorso che sono genuini. E a questo percorso genuino si aggiunge anche la teoria sul Made in Italy, che è importante proporre a tutti coloro che vogliono conoscere di più, sapere di più del nostro sistema economico e non solo, diciamo, del bellissimo elemento di eredità di cui noi tutti siamo depositari e che dobbiamo mantenere. Però c'è una eredità contemporanea che è il nostro sistema made in e ovviamente il food banale è una di queste aree, e l'applicazione del progetto permetteva questo approfondimento. E allora ecco, abbiamo un punto di partenza, una bottiglia a cui mettere orgogliosamente una nuova etichetta, con tutto il thrill della procedura, con i polsi che tremano, perché questa è un'etichetta che da molti anni era presente, quella che precedeva la nuova iniziativa. E quando si cambia, come si sa, c'è sempre il punto di domanda. Allora, questo punto di domanda abbiamo provato a trasformarlo in una proposta, partendo anche da degli stimoli, gli stimoli che forse si potevano trovare sotto quell'albero che ci ricordava dirigente. E gli stimoli sono proprio l'albero d'olivo, diversi cultivar, le diverse combinazioni di prodotto. Il mio non è un corso di natura tecnica, di generazione di esperti dell'alimentazione, né tantomeno di prodotto, ma il buon marketing parte sempre dalla conoscenza della domanda e del prodotto. E quindi gli studenti mi hanno superato in questo, perché hanno superato gli steccati dei diversi insegnamenti e si sono spesi con grande passione per comprendere l'olivo, comprendere l'oliva, le hanno contate, gliel'ho chiesto quante olive ci sono in un albero, no, questo ovviamente no, e hanno colto l'elemento sacrale dell'olio d'oliva in Toscana. Quindi è qualcosa di più del prodotto, c'è questa dimensione culturale, questa dimensione che rende l'olio, questo prodotto, poesia. E ovviamente c'è una dimensione tecnica, quindi hanno sperimentato la bottiglia, hanno visto che cosa c'era in precedenza, l'eredità dell'etichetta dell'olivo e dell'olio di Villa La Pietra. L'altra componente necessaria per far funzionare questo progetto era fornire alcuni strumenti. Primo fra tutti, uno strumento essenziale per ridurre il rischio di insuccesso di una iniziativa. Di questo si tratta, un'iniziativa può essere profit, può essere non profit, ma la codifica, la definizione di alcuni obiettivi, la comprensione dell'ambiente di riferimento, in particolare della domanda, la comprensione dell'investimento necessario per realizzare un piano più ampio, dove all'interno c'era anche lo sviluppo della nuova etichetta. Ecco, questo strumento è il piano di marketing, per trasferire un approccio radicato, non solo immaginifico, non solo immaginario necessario, questo driver, ma poi ci devono essere anche gli elementi che misurano la performance agganciato ad un obiettivo codificato. Questo è il percorso che il piano di marketing, la sensibilità che il piano di marketing cerca di sviluppare in coloro che si cimentano con questa materia e con questo approccio. Io mi scuso con il lato destro, do un po' eterga, o insomma, vedete il profilo un po' dantesco, quindi spero ispiri anche questo un elemento poetico. E allora, segmentazione, l'attenzione ai diversi pubblici che questo olio nel tempo ha servito e che potrebbe servire, alla nostra comunità, la comunità locale, la comunità di New York, soprattutto la volontà di far sì che questa economia circolare a chilometro, sotto chilometro, a 500 metri, entro 500 metri, sia prodotta, sia compresa, sia vissuta, sia proposta, chiave di marketing e poi consumata dai nostri studenti. L'etichetta, mood board, so che ho dietro un nick che mi ricorda che sono io che mi frappongo tra
queste sedie è la pausa più gradita food, quindi vado a mo' di fisarmonica, comprimo alcuni passaggi della mia presentazione e ricordo che era una gara. E la gara, perché sia una bella gara, deve avere le regole che si conoscono esatte, perché è troppo facile poi dopo andare a modificare cammin facendo. E allora queste regole erano chiarissime, codificate insieme ad un comitato che poi ha giudicato come le etichette, fatta di fattibilità, di eseguibilità, di creatività e dei parametri che vedete qui sintetizzati e campeggianti nella slide. E soprattutto ci piace l'ultimo, cioè l'inclusività di un progetto di gruppo dove tutti partecipano e dove c'è anche una valutazione tra pari, anonima, segreta, la sanno alla fine, perché non ci deve essere il terrorismo, ma alla fine tutti hanno giudicato i loro compagni e lo hanno giudicato da 0 a 100 e non c'era nessuno che era di sotto di 90-95, quindi vuol dire che in modo sincero hanno costruito il gruppo sulla passione di un progetto che li ha coinvolti e li ha radicati nel territorio, con delle scadenze anche pressanti, molto realistiche, e con una sfida nella sfida. Sono stati i primi studenti NYU a costruire la prima etichetta generata completamente dalla partecipazione di giovani che si sono messi così a disposizione della comunità. E allora vediamo i risultati, perché poi Bellino si sì, tutta la premessa dietro le quinte, ma che cosa è successo? Ecco questo punto di domanda, e il punto di domanda ha prodotto in sintesi quattro alternative principali. I gruppi erano quattro, 22 studenti, ma sembravano 100 dalla passione che ci hanno messo, dalle diverse produzioni anche intermedie. E allora il gruppo 1, vedete, con uno stile, il gruppo 2 con un altro, suo personale, il gruppo 3 ancora con un radicamento degli elementi identitari della villa, e un gruppo così che trova degli elementi anche di sarcasmo nella codifica della grafica della marca. Ciascun gruppo ha prodotto alternative, versioni, le più belle sono riportate qui alla vostra attenzione. E ricordo, no? Questo è un corso di marketing, non di design, ma gli studenti hanno una capacità creativa che consente di nuovo di vedere come la teoria di un ambito trovi il dialogo con la capacità, quelle mani che lavorano e che a volte sono bloccate, no, da dei programmi un po' ingessati. Ecco, qui di gesso non c'era, sembra un po' di polvere quando si passa la tagliolini a vedere il prodotto insieme al cliente attuale potenziale. Bene, chi ha vinto? È stata dura, perché hanno partecipato, non posso dire il nome, il comitato era segreto. Non si può dire. No, erano faculty members. La riunione è stata una riunione preparatoria, poi ce n'è stata un'altra e poi alla fine, quasi in conclave, la selezione del vincitore. And so the winner is... il gruppo 1, che ha realizzato anche questa presentazione realistica in rendering della bottiglia, con un'etichetta che evoca i colori, non solo di New York University ma anche di Firenze, quindi molto piacevoli, si vedono campeggiare anche oggi in colore viola, e elementi identitari. Faccio breve, voi tutti sapete che l'identità è quella parte difficilmente riassumibile di ciascuno di noi, di ciascuna organizzazione. L'identità va trasferita e la parte percepita dell'identità è l'immagine. E allora l'etichetta è in primo luogo un testimone di questa identità. E se non trasferisce l'identità, allora la nostra immagine, la parte dell'identità percepita, entra in conflitto.
Ci pare, ecco, che questa proposta abbia il senso della novità, abbia il senso della contemporaneità, ma che innervi nella rappresentazione, vediamo qua, ma poi c'è anche un'area dove fisicamente si vede l'etichetta applicata, ci sembra che questo sforzo creativo dei nostri studenti abbia avuto un esito soddisfacente. E ci sono sempre volti dietro, i volti sono i volti sorridenti dei giovani, che hanno messo anche un codice Pantone per ricordare esattamente qual è il colore viola di riferimento. Si deve dare anche la giusta, diciamo, giusto onore agli altri partecipanti, che hanno tutti ricevuto un premio, quel 20%, ma anche una bottiglia d'olio per primi. E con questo io vi ringrazio, spero di non avervi annoiato. Buonanotte a tutti. Grazie davvero, Raffaele. Thank you so much. Thank you so much for all the work that you have done with the students. It's been a pleasure, really very challenging, and I would say something that blends the theory and practice together and that creates immersion. Thank you, especially on a difficult year like this where you have a student from remote and students in presence, so it was not easy. So thank you so much. Grazie, Lorenzo. So we are approaching the end of our evening, but before I would like to end up saying again, thank you, big thank you to Cecilia Del Re, to the Comune of Florence for having been so supportive in the creation of our community farm, and thank you to Francesca Cellai, who is the principal of this Istituto Buontalenti, and it's really the first step of what we hope will be a long collaboration, a long partnership. And now you're going to enjoy the refreshments. So this will be the final part of the evening. But before, I would like to say a big thank you to Nick, because my first day of assignment here at NYU started with a talk with Nick, and he presented me the whole property, of course, 13 hectares of land with the pomario, with the 1,600 olive trees, and with such a beautiful place. And he told me that he was, painful to see that we have a wonderful pomario since the Renaissance, and we're not able to complete the process of selling the veggies to the cafeteria. And so I said, okay, let's make it. And so now we did it, and it's thanks to him. Thanks to Mr. Dickman. Però io avrei una lista lunghissima delle persone da ringraziare per questo progetto. È troppo lunga la lista, così ho deciso di ringraziarli tutti. Voi avete un po' la possibilità, conoscendo alcuni dei miei colleghi, e ho scelto di dividerli in gruppi. Allora, ho scelto di fare così per tre motivi. Uno per regole Covid, perché non dovete andare tutti in plot al banchetto. No, quello no. Seconda cosa, abbiamo proprio appositamente scelto di parlare di cose forse nuove per tanti di voi, come argomenti collegati a questo progetto. Però sicuramente c'è almeno la metà di quelli presenti che vogliono sapere ma cosa è Nordic, come devo piantare i cavoli, cosa avete fatto voi studenti, eccetera. Allora, io ora, un gruppo per uno, chiedo di stare in piedi questi gruppi e vi dico dove saranno più o meno posizionati. Vorrei convincervi di fare una domanda ad ogni gruppo e di fare un giro per conoscere quelli che hanno collaborato con questo progetto di comunità. Ok, come primo gruppo sono gli studenti di Photography Imaging Digital. C'è una... Qui abbiamo uno schermo
con delle immagini che questi studenti hanno fatto come progetto per questo semestre, e vorrei convincervi tutti di prendere un libretto con delle foto dentro e una spiegazione, penso, del nostro progetto. Vi spiego un pochino guardando le foto. Secondo gruppo is Introduction to Marketing, però qui c'è un problemino perché era un progetto fatto l'anno scorso, però abbiamo lo schermo e delle immagini della raccolta delle olive, di olive harvest, e bottiglie con l'etichetta nuova. Fuori avrei una che mi rappresenta l'Istituto Bontolente, che sarà posizionato qui fuori. Donatella, grazie Donatella. E così domande collegate agli studenti Bontolente, piccoli racconti di cosa hanno fatto i nostri studenti insieme a loro. Tecnici dell'Orto, l'altro gruppo. Ora che sarà posizionata qui fuori. Non posso non chiedere ai miei colleghi giardinieri di Villa La Pietra, in piedi. E loro saranno posizionati fuori vicino al cancello. Grazie colleghi. Studenti Gardens and Landscapes of Tuscany. Loro saranno posizionati centrale lato giardino. Food, culture and globalization. Grazie. E loro saranno posizionati mio lato destro verso la villa. L'ultimo gruppo, e questo è importante per voi, parecchio importante, è un not for credit, cioè una cosa che si fa fuori del programma accademico, e si chiama Terraferma. Rappresentanti del Terraferma? Sofia sarà posizionata verso la villa, mio lato sinistro, però lei ha un po' di armi. Perché se volete andare via stasera con un sacchettino di limoni nostri bio, dovete cercare rappresentanti di Terraferma. E l'ultima cosa, una nostra studente farà una raccolta per Ucraina, e questa è collegata a quello che stiamo facendo qui con la community farm, perché food security ovviamente è una cosa molto importante per tutti noi in questo momento. E così, non so dove è Masha, però da qualche parte ce l'ha. Però lui sarà verso la villa, lato sinistro. Grazie tanto, e ora si può mangiare.